E buon pomeriggio, bentrovati dalle macerie alla rinascita, a 3 anni dal rogo doloso, ancora impunito, Città della Scienza riparte da corporea, pronto a dicembre, sarà il primo museo interattivo del corpo umano d'Europa. Oggi l'inaugurazione della nuova struttura con il ministro Delrio ed il concerto di Eugenio Bennato. Andiamo subito a Bagnoli, in diretta dalla nostra Francesca Coppola. Sì, buongiorno Maria Laura, e il segnale di cui tu parlavi, tangibile, del riscatto e della rinascita di Città della Scienza è qui alle nostre spalle. È l'edificio che sarà inaugurato oggi pomeriggio e che ospiterà Corporea. Sono con Vincenzo Lipardi, consigliere delegato di Città della Scienza. Cosa sarà Corporea? Sarà un museo del corpo umano, quindi un viaggio alla scoperta del nostro corpo, un luogo dove insegnare la prevenzione sanitaria, quindi un luogo dove chi fa prevenzione, associazioni, medici, volontari possono trovare un punto d'incontro, e l'ultima cosa sarà un luogo dove ci sono delle aziende, delle start-up nel campo biomedicale. Quindi cultura, turismo, prevenzione, ancora cultura e soprattutto creazione di impresa, un po' quello che serve al nostro territorio, alla nostra città, al nostro paese. Sarà aperto ai visitatori da dicembre. Intanto, a pochi passi da noi c'è l'area che è andata distrutta ed incenerita dal rogo di 3 anni fa. Che punto è, Lipardi, l'iter per la ricostruzione? Ma anche qui una bellissima notizia: il 22 dicembre, quindi qualche giorno fa, il presidente De Luca ha dato avvio alla conferenza di servizio, che diciamo l'atto amministrativo necessario per poter poi andare in consiglio comunale per l'approvazione definitiva e poi fare le gare. Anche qui una bella, diciamo, opera di intesa istituzionale. Io qui ringrazio appunto il presidente Luca, il sindaco De Magistris. Insomma, anche a Napoli si può fare conferenza di servizio, consiglio comunale, gare europee e poi cantieri, perché Napoli deve tornare a vedere i cantieri e soprattutto un appuntamento oltre dicembre, come diceva lei, per l'inaugurazione di Corporea. Noi il 4 marzo del 2018 vogliamo riaprire il museo che è stato distrutto, e speriamo che in questi anni sappiamo anche chi è stato a distruggerlo, mandanti, esecutori e soprattutto e anche complici. Grazie, noi ripercorriamo la storia di Città della Scienza con il servizio di Giovanni Messina, che può andare in onda. Città della Scienza apre i battenti nel 1996, ma la vulcanica mente del suo fondatore, il fisico Vittorio Silvestrini, natale a Bolzano ma napoletano d'adozione, partorisce alla fine degli anni Ottanta Futuro Remoto, uno sguardo proiettato sulle meraviglie della tecnologia. È solo l'inizio dell'avventura. Col passare del tempo, Città della Scienza si accredita come punto di riferimento presso la comunità scientifica internazionale. Poi, quel maledetto lunedì 4 marzo di 3 anni fa, quel patrimonio va in fumo. Volti di esecutori e mandanti non sono stati ancora svelati. Comincia la gara di solidarietà. Napoli non fa mancare il suo affetto. Migliaia di persone scendono in piazza per sottrarre all'oblio Città della Scienza. Viene indetto un concorso internazionale di idee. Si punta a ricostruire gli spazi incendiati entro il 2018. Oggi l'apertura dell'edificio di Corporea, primo museo interattivo dedicato al corpo umano, è anche il primo tassello della rinascita, perché, come spesso ama ripetere Silvestrini a chi lavora con lui, tutto brucia. Le mura, i computer, le attrezzature, tutto brucia, ma le idee no, quelle sono refrattarie alla fiamma. E l'avete sentito dalle parole di Vittorio Silvestrini, non vanno in cenere le idee. Chi ha partecipato anche all'idea dalla quale poi tutto è nato, cioè quella di Futuro Remoto, è qui accanto a me, Eugenio Bennato, che dopo il taglio del nastro con il ministro Graziano Delrio e con le altre autorità, oggi alle 17, alle 21 terrà un suo concerto qui. Lei ha visto in embrione questa creatura? Sì, siamo da sempre amici di Vittorio, ma Vittorio si è inventato tutto e alla grande ha realizzato qualcosa di straordinario. Io sono molto emozionato di ritornare qui, vengo adesso da fuori Italia, e ritornare dove sono nato e trovare questo straordinario evento. C'è una città della scienza semidistrutta che rinasce oggi. Sarà un concerto in cui ci sarà l'emozione proprio di raccontare in musica quanto è importante il ruolo dell'arte e della scienza. Grazie, grazie mille. Da Città della Scienza è tutto, restituisco la linea.